Indovinate chi è, ragazzi, indovinate chi è che manca oggi, purtroppo. Ragazzi, voi lo sapete, l'avete indovinato chi è che manca oggi? Avete indovinato? Purtroppo non c'è Alessandro nemmeno oggi, perché non si è ancora ristabilito, sta ancora un pochettino male, ma non troppo. Ciao Alessandro, ti saluto come sempre e iniziamo subito la nostra gara. Allora, abbiamo i campioni in carica. La squadra campione in carica non è più quella rossa che ha giocato con noi fino a ieri, ma sì, è quella azzurra, è riuscita a vincere ieri Mara, Silvia e Chiara. Però a questo punto andiamo a chiamare, a presentare più che altro la squadra rossa, per iniziare appunto la nuova squadra rossa, è formata da Matteo, Emanuele e Stefano. Eccola qui la squadra rossa! E la nuova squadra campione, diceva appunto, la squadra azzurra, è formata da Mara, capitano, Silvia e Chiara, squadra azzurra campione in carica. Bene, a questo punto dobbiamo scegliere nel nostro mazzo di carte, eccole qui le nostre carte, i personaggi da far indovinare le nostre due squadre oggi. Iniziamo direi di dare un taglio secco, proprio netto, al... ecco qua, molto bene, alle nostre carte, poi ne diamo un altro, diamo un altro, così, io prenderei questa, posso? No, Marco, scusa, no. Mi dica. L'altro mazzo. Questo mazzo, la prima? No. È in mezzo. Così? Questa? Quella sotto. Questa qui? Esatto. Molto bene, questa qui è la carta per la squadra rossa da indovinare, il personaggio da indovinare, e poi dopo vedremo di che personaggio si tratta. E quella azzurra invece, scusi, mi guidi? A sinistra. Qui? Sì. Sotto? Va bene, quella. Questa qui? Questa qui. Va bene, eccola qui la carta per la squadra azzurra da indovinare. Benissimo, messo qui. Allora iniziamo, andiamo a svelare a tutti quanti quelli che seguono da casa. Alessandro, anche tu guardaci da casa, mi raccomando. Questo qui è il personaggio che dovrà indovinare il giocatore della squadra rossa. Eccolo qui il personaggio. Molto bene, il personaggio da indovinare per la squadra rossa è questo. Noi tutti riusciamo a vederlo, mentre chiaramente le due squadre no, perché sennò che gioco sarebbe? Che indovinati chi sarebbe? Allora, squadra azzurra invece ora. Squadra azzurra, per la squadra azzurra appunto c'è quest'altro personaggio qui da indovinare. Benissimo, benissimo, molto bene. Allora attenzione ragazzi, la busta, eccola qui, busta sigillata per vedere quale sarà la squadra che inizierà a giocare. La squadra di oggi che inizierà per prima, la squadra rossa. Molto bene. Ok, allora mi sono un po' ripetuto, ho detto un po' troppi molto bene oggi, Vi assicuro che ne dirò più tanti. Allora iniziamo. Squadra rossa, dicevamo, Matteo il capitano che farà la prima domanda. Dimmi Matteo. Hai i capelli biondi? Sì. Hai i capelli biondi. Ehi, dove vai? Torna indietro, sei partito in anticipo. Hai i capelli biondi? Sì, dicevo. Ma ragazzi, ho detto che hai i capelli biondi. Se ho detto che hai i capelli biondi, i pelati cosa c'entrano? Vabbè, comunque io vi ho dato un piccolo suggerimento, la prossima volta capirete. Noi giochiamo con quelli azzurri adesso, con la squadra azzurra. Mara è il capitano. Porta il cappello. Mara, porta il cappello, mi dice Mara. No, non porta il cappello. Attenzione, pronti? Via! Devo dire azzeccatissima la mossa di Chiara o Silvia? Chiara. Non lo so. Allora, andiamo a giocare ancora col capitano della squadra rossa, Matteo, che mi farà un'ennesima domanda per vedere di indovinare il personaggio. È un uomo! È un uomo! Non è un uomo! Attenzione! Pronti? Via! Non è un uomo! Bravissimo!
benissimo, allora siamo rimasti con tre carte per la squadra rossa. La squadra azzurra vediamo come se la caverà ora. Altra domanda per Mara. Attenzione Mara, dimmi. È una donna. È una donna, mi chiedi? No, non è una donna. Non è assolutamente una donna. Ai ai ai, sei partita in anticipo. Torna indietro. Torna indietro, torna indietro. Veloce, torna su. Ragazzi, non bisogna partire in anticipo. Dicevo, non è una donna. E quindi, se non è una donna, che cos'è? È un uomo, chiaramente. Bene, benissimo. Allora noi torniamo a giocare. Torniamo a giocare con la squadra rossa, che devo dire che è rimasta solamente con tre carte. Anzi, direi di andare a vedere proprio quali sono queste tre carte che sono rimaste alla squadra rossa. C'è... Non leggo. Scusi, lei lassù legge? Perfettamente. Mi potrebbe leggere per favore le carte dei nostri amici, i personaggi che sono rimasti per la squadra rossa? Facciamoli leggere al caposquadra rosso. Va bene, allora Matteo, mi leggi per favore le carte dei personaggi che sono rimasti? Anita, Maria e Claire. Molto bene, Anita, Maria e Claire. Molto bene, a questo punto posso dire un'altra volta molto bene, che adesso mi prendo anche sberle, guarda. Allora, Matteo, altra domanda, sta attento, mi raccomando, fai una domanda. Porta il cappello. Mi chiedi se porta il cappello. Dammi la camera, eccomi. No, non porta il cappello! Benissimo, benissimo! È rimasta solamente una carta per la squadra rossa, quindi un solo personaggio. Chissà se sarà quello. Noi però continuiamo, giochiamo con la squadra azzurra, dopo vedremo. Allora, Mara, dimmi. Porta gli occhiali. Sì, agli occhiali, attenzione, pronti? Via, agli occhiali! Benissimo, benissimo, sono rimaste tre carte per la squadra azzurra. Mi leggi per favore? Non leggi niente, sono il gong, glielo facciamo leggere, leggiamo, sì dai. No, non è possibile. Non è possibile, non leggiamo, leggiamo magari dopo, perché prima andiamo a vedere il nostro fantastico, meraviglioso, mega galattico concorso, eccolo qui. Crea tu la nuova carta di Indovina Chi. Incolla fantasia vari ritagli che compongano un viso e suggerisci così un nuovo personaggio. Saranno estratti 100 collage. Mandane uno o più di uno insieme a nome, cognome, indirizzo ed età entro il 15 maggio 1992 a Concorso Componi Chi è? MB Italy, Palazzo Re 1, Strada 7, Milano Fiori, 20089 Rozzano, Milano. Il primo giugno verranno estratti i 100 fortunati che verranno premiati da MB con tutti questi giochi. Forza 4! In su, di fianco o in diagonale. Vai per primo la fila di 4. Che gioco questo Splat? Io lo odio! Da MB! Indovinate chi è la squadra rossa! Il personaggio invece della squadra azzurra da indovinare, capitanato da Mara, secondo te Mara chi era? Sorriso. Mara chi era secondo te? Mara, secondo te chi era? Era? Sto parlando con te Mara, ehi laggiù! Sam! Era? Esatto, infatti era Sam il personaggio da indovinare per la squadra azzurra. A questo punto ragazzi venite qui tutti quanti che dobbiamo premiarvi. Premiamo la squadra rossa e la squadra azzurra. Squadra rossa campione della giornata di oggi, appunto la squadra rossa ha vinto. Bravissimo Matteo il capitano, per te e per la tua squadra il trabocchetto. Squadra rossa tornerà a giocare con noi domani, mentre indovina chi il gioco, premio di partecipazione per la squadra azzurra che aveva vinto ieri, però purtroppo oggi ci abbandona perché appunto ha perso. A questo punto ragazzi io vi saluto, come sempre ci vediamo domani in Indovinate Chi è? Ciao!
indovinate.